Amici carissimi di Natura Azzurra, buongiorno a tutti e bentrovati. Dunque, ancora 3-4 giornate di tempo stabile, caldo e tutto sommato azzurriano, prima di un'irruzione di aria fresca atlantica che discenderà direttamente dal nord Europa, quindi dall'Inghilterra, dall'Islanda e ovviamente dalla Scandinavia, e che come un treno entrerà nell'Europa centrale e sfonderà parzialmente nel Mediterraneo per poi andare verso i Balcani. Ovviamente questo sfondamento di aria fresca sarà un preludio naturalmente del primo vero break estivo. Ormai tutti i modelli, anche quello europeo che è il nostro modello di riferimento, tendono oramai a dare per certa questa irruzione di aria fredda che naturalmente, contrastando con un terreno molto caldo e con mari molto caldi, potrà e potrebbe generare fenomeni di un certo rilievo che andranno strettamente monitorati nei prossimi giorni. Perché? Perché ovviamente quando aria molto fredda entra nel sistema mediterraneo molto caldo, possono formarsi delle celle o multicelle temporalesche molto forti, dando luogo ovviamente ad episodi di maltempo marcato. Ma quello che a noi interessa far vedere è che il problema si porterà sulle temperature, perché le temperature subiranno veramente un calo drastico, specialmente le minime a fine evento, ma anche le massime su domenica non dovrebbero andare oltre i 21-22 gradi. Ovviamente poi la ventilazione sarà spostata verso la bora e quindi avremo 3-4 giornate e poi di tempo buono, ma sostanzialmente con temperature sotto media, specialmente le minime da lunedì toccheranno i 14-15 gradi. Quindi, come potete ben capire, è un primo freno all'estate che lentamente prende congedo le nostre latitudini, perché ovviamente dal primo di settembre entriamo nell'autunno meteorologico. Per ciò che riguarda oggi e i giorni a venire, non cambierà poi molto, cieli tersi, tempo buono, temperature che si porteranno tra i 32 e i 33 gradi e con temperature notturne che stiamo assistendo intorno ai 26-27 gradi, quindi estate piena. Buona giornata a tutti e ci sentiamo